E in questo video andiamo a vedere come installare l'hub domotico Home Assistant in una Raspberry Pi e configurarlo per il primo utilizzo. Se sei interessato all'argomento, non dimenticarti di iscriverti al canale e attivare la campanella. Il procedimento non è chissà quanto complicato, ma potrebbe richiedere un po' di tempo. Quindi ti consiglio di fare come me, magari ti fai una tazza di caffè, tè o quello che preferisci, segui il tutorial fino alla fine e vedrai che non troverai problemi. Andiamo. Iniziamo aprendo un browser per raggiungere la pagina di download di SIU. Comunque trovi tutti quanti i link in descrizione. Seleziona quindi l'immagine in base al dispositivo che hai in possesso. Nel mio caso, una Raspberry Pi 3B Plus. E nonostante sia consigliata la versione 32 bit, scelgo di scaricare quella 64. Ultimato il download, occorre estrarre l'immagine dall'archivio compresso. Questa operazione differisce in base al sistema operativo in uso. Nel caso di macOS è sufficiente un doppio clic. Estratta l'immagine, è ora di andarla a scrivere nella scheda microSD che ho qui presente. La inserisco in un adattatore USB, in quanto il mio MacBook non ha la porta microSD o USB, ed inserisco la pennetta. Quando la microSD verrà montata, avvio Etcher. Seleziono l'immagine appena scaricata. Mi assicuro che sia stata selezionata la microSD inserita. E via con il flash. Questo è uno di quei momenti perfetti per farsi qualche sorso. Terminata la validazione, dovresti ricevere una notifica di conferma. Ecco, una volta flashata è possibile rimuovere la microSD dal computer. Ora, se hai intenzione di utilizzare Home Assistant assieme alla tua Raspberry Pi connessa al router via Wi-Fi, è necessario un passaggio intermedio e richiede una pennetta USB in più. Bisognerà formattarla in FAT, creare una cartella all'interno e all'interno di questa creare un ulteriore file con delle configurazioni che andiamo subito a vedere. Se non hai intenzione di utilizzare il Wi-Fi e connetterla alla Raspberry Pi via Ethernet, salta pure questo passaggio. Inserisci quindi la pennetta USB nel computer o Mac e una volta montata dovrai formattarla. L'operazione varia in base al sistema operativo in uso. In macOS sfrutto il disk utility. In ogni caso assicurati di aver selezionato il formato FAT o FAT32 ed etichettala con il nome config. Terminata la procedura possiamo aprire il volume, creare una cartella all'interno chiamata network e non resta altro che scrivere un file di configurazione all'interno. Il contenuto di quest'ultimo è prelevabile da GitHub, come sempre trovi il link in descrizione. Per impostare la connettività Wi-Fi, ecco il layout da copiare. Apro quindi un editor ed incollo il codice. Come prima cosa è possibile modificare il UUID, pratica non necessaria ma consigliata. Per generarne uno nuovo è sufficiente un servizio di generazione automatica online. Copio quindi il codice e lo incollo al posto del precedente di default. A fianco di SSID è necessario inserire appunto l'SSID, ovvero il nome della rete, a cui dovrà collegarsi la Raspberry Pi e Home Assistant. A fianco di PSK, la password per accedere alla rete. Ultimate le modifiche, occorrerà salvare il file nella pennetta USB all'interno della directory network, con nome MyNetwork, senza alcuna estensione. Puoi ora rimuovere la pennetta USB, collegarla ad una qualsiasi porta della Raspberry Pi, inserire anche la microSD con l'interno flashata SIO. E ora non resta fare altro che alimentare la scheda e aspettare che SIO insieme ad Home Assistant effettuino il primo boot. Apro quindi un browser e per raggiungere Home Assistant digita nella barra degli indirizzi sio.local:2.8123. Se hai un dominio differente, digitalo al posto di local, nel mio caso fritz.box. Ed ecco la pagina di caricamento del software. Come puoi notare, l'installazione può richiedere fino a 20 minuti. Quando sarà ultimata, si presenterà una pagina di creazione d'utente. Vado quindi a crearmi il mio e mi raccomando, non sottovalutare l'utilizzo di password solide. Compilati i campi, clicco su Create Account. Ed ecco qua, questa è la schermata principale di Home Assistant. Ora dovremo andare a installare degli add-on che renderanno operativo il nostro hub domotico. Se vuoi ora salva il login per comodità. Adesso apri il menu a sinistra e clicca il tab SIO, Add-on Store
e scegli Configurator ed installalo. Sono necessarie delle configurazioni prima di avviare l'add-on. Per prima cosa definisci un nome utente ed una password nuovi per accedervi. Assicurati di digitarli all'interno di doppi apici. Una volta fatto, clicca su Save ed avvia l'add-on. Prova a cliccare su Open Web UI, inserisci le credenziali appena create e se funziona correttamente, meglio così. Ma se come me, invece, noti questo messaggio, ti servirà il seguente trick. Torna nella pagina precedente e tra le reti accettate inserisci 0.0.0.0/0. Prova a salvare ed a riaccedere al configurator. Vedrai che questo avrà risolto il problema. Ed ecco quindi una panoramica veloce dell'add-on Configurator. Questo qui è il file di configurazione dove spesso ti ritroverai a dover mettere mano per installare i vari add-on e personalizzare il tuo hub domotico. Cliccando i tre punti in alto noterai che è possibile anche riavviare ES direttamente da qui. Ora andiamo a vedere l'installazione dell'add-on Samba che permette appunto la condivisione del file via protocollo SMB e questo è un metodo alternativo per andare a mettere mano nei file di configurazione come ad esempio il configuration.yaml visto precedentemente con il configurator. Dalla pagina iniziale torno su SIO, Add-on Store e questa volta scelgo Samba Share e clicco Install. Nella configurazione puoi modificare il workgroup della tua rete. Nel mio caso il nome è rimasto quello di default. Dovrai creare delle credenziali d'accesso e ti consiglio di utilizzare password diverse tra i servizi e add-on. In interface, se Home Assistant è collegato via Wi-Fi, digita VLAN 0. Altrimenti, se è collegato con il cavo Ethernet, digita ETH 0, che è la mia situazione. Salva quindi le modifiche apportate ed avvia pure il servizio. Nell'ultima sezione in basso è possibile anche leggere i log degli add-on per controllare che tutto funzioni correttamente oppure per cercare spiegazioni nel caso in cui ci siano dei malfunzionamenti. Quindi ora sarà possibile accedere via SMB alle directory di configurazione di Home Assistant. L'operazione differisce tra i sistemi operativi, ma in linea generale è sufficiente recarsi nella cartella che mostra i dispositivi in rete ed attendere che appaia SIO. Per collegarsi dovrai autenticarti con le credenziali precedentemente create. E se la connessione verrà stabilita con successo, ecco le cartelle e i file su cui è possibile mettere mano per configurare manualmente l'hub domotico. All'interno di config, ad esempio, troviamo il famoso configuration.yaml. Ok, il prossimo è il procedimento che permetterà di accedere alla web UI di Home Assistant anche da rete esterna. Questo sarà utile anche per integrare delle funzionalità aggiuntive, come ad esempio la compatibilità con il Google Assistant. Questo è solamente un esempio, ovviamente il fatto di poter raggiungere l'hub dall'esterno è utile per diverse altre funzionalità. Dalla schermata principale, come solito, raggiungo il tab Add-on Store e questa volta seleziono DAC DNS ed installalo. Per configurarlo avrei bisogno di accedere al sito duckdns.org. Apri quindi un nuovo tab nel browser e raggiungi tale indirizzo. Accedi utilizzando uno dei metodi proposti, nel mio caso con Google. Ecco la tua pagina personale. Dovrai creare un dominio semplicemente compilando la parte subdomain e cliccando su Add Domain. Per questioni di privacy e sicurezza ne ho già creato uno. Copia ora il token ed incollalo nel file di configurazione a fianco appunto dell'etichetta token. Ricordati di inserirlo tra i doppi apici, è una stringa. Nel campo domains aggiungi il tuo dominio appena creato, ad esempio tuodominio.duckdns.org e salva le modifiche. Dopo aver configurato l'add-on DAC DNS, dovremo andare a mettere mano anche nelle configurazioni del proprio router. In questo caso dovremo fare due operazioni. Configurare un port forwarding, assicurarsi che alla Raspberry Pi con SIO venga assegnato lo stesso indirizzo IP. Ovviamente la procedura per far ciò differisce in base al router in utilizzo. Nel mio caso un Fritzbox che potrebbe essere sicuramente differente da quello che hai te. Ti consiglio quindi di cercare online il modello del tuo router e a fianco port forwarding o static IP per quanto riguarda delle due operazioni. Comunque ora mostro come effettuare quanto detto in un Fritzbox. Apro il tab Internet, abilitazioni e clicco su Aggiungi dispositivo per abilitazioni. Tra i dispositivi seleziono la Raspberry Pi in cui gira Home Assistant
e successivamente clicco su Nuova abilitazione. Seleziono Abilitazione Porta. Ora il nome è arbitrario, ma per evitare confusione cerco di rimanere coerente e la nomino SIO_SSL. Seleziono il protocollo TCP e come porta interna digito 8123, dove gira Home Assistant, e quella esterna 443, l'HTTPS. Clicco su OK, applica. Ora, per assicurarmi che venga assegnato sempre lo stesso indirizzo IP sotto rete domestica, seleziono rete mesh. Cerco SIO e seleziono l'opzione interessata. Torno quindi in Home Assistant, raggiungo il configurator e apro la web UI. Occorrerà modificare il configuration.yaml. Rimuovo il commento dall'entità HTTP e inserisco le tre seguenti stringhe. In base URL dovrai inserire il tuo dominio DHCS seguito dalla porta 8123. I restanti due campi non sono da modificare, infatti indicano il path da ricercare i certificati per il riconoscimento dell'HTTPS. Fatto ciò, salva tramite il bottone rosso e riavvia SIO. Una volta riavviato, recati nell'addon DHCS e avvialo. Come ti dicevo, puoi controllare l'andamento dei log per assicurarti del corretto funzionamento. Una volta che il servizio sarà operativo, potrai raggiungere l'interfaccia di Home Assistant anche dall'esterno, sfruttando l'URL fornito da DuckDNS. Ed ecco quindi la pagina d'accesso, e nota che stai accedendo dall'esterno. Inserisco le mie credenziali, e magari il prossimo tentativo senza sbagliare a digitare, ed il gioco è fatto. Questo procedimento ha rotto l'accesso al configurator, che dovremo andare quindi a sistemare con una piccola modifica. Raggiungi il configurator e, in onor del vero, se non mi credi, prova ad aprire la web UI. Detto fatto. Per risolvere, tra le configurazioni, nel campo SSL cambia da false a true, in quanto d'ora in poi l'accesso verrà effettuato in HTTPS. Salva e riavvia l'addon. Come seconda operazione bisognerà tornare nel router ed aggiungere un'ulteriore abilitazione nella Raspberry Pi, come prima, ma con le seguenti porte. Scelgo di chiamare il port forwarding SIO Configurator, il protocollo rimane TCP e l'obiettivo è far passare la porta 3218, quindi sia come porta interna che come esterna digita 3218. Ok, applica. Prova del 9. Torna nell'Home Assistant e lancia il configurator. Ed eccolo qua tornato operativo. Così facendo avrai il tuo hub domotico perfettamente configurato ed operativo, e questo ti apre ad un mondo di possibilità nella domotica. Ti ricordo che qua sopra trovi la mia playlist dedicata ad Home Assistant, dacci un'occhiata se ti interessa l'argomento e la domotica, perché è veramente interessante. Più sotto un altro video del mio canale, noi ci vediamo alla prossima, stammi bene!